Questo è il Colle Don Bosco, nel Monferrato Astigiano, nel comune di Castelnuovo Don Bosco, a 30 km da Torino e da Asti. Da questo colle un panorama stupendo, che invita a sognare in grande, proprio come è successo a Giovannino, Don Bosco, nato proprio qui. E da qui ha raggiunto tutto il mondo. Questa croce richiama proprio l'ultimo sogno missionario di Don Bosco, del 1886, ambientato proprio su queste colline. I genitori di Don Bosco, Margherita Occhiena e Francesco, si erano sposati il 6 giugno del 1812 nella chiesa di Capriglio. Dopo Giuseppe, i due sposi accolgono Giovanni Melchiorre, nato il 16 agosto del 1815. Il giorno dopo, il 17, viene portato nella chiesa di Sant'Andrea a Castelnuovo e viene battezzato. La famigliola abitava in quegli anni nella cascina Biglione, proprietà di Chieri, dove Francesco Bosco era mezzadro e capocampagna. Gli inizi sereni sono turbati dalla tragedia improvvisa, la morte di Papa Francesco, l'11 maggio del 1817. Mamma Margherita deve lasciare la cascina Biglione. Si trasferisce in quest'umile casetta, acquistata da Francesco Bosco il febbraio precedente. Questa è la casetta di Don Bosco. Poche stanzette, la cucina e la stalla al piano terra, la cameretta di mamma Margherita e la camera dei figli al primo piano. In questa collina si svolge la fanciullezza di Giovanni. Alla scuola della mamma apprende i valori della vita umana e della vita cristiana. Il catechismo e la preparazione alla prima confessione, alla prima comunione, Giovanni li apprende da mamma Margherita. A Castelnuovo, dove riceve i due primi sacramenti, l'esempio della madre è significativo. La vita dei contadini e lo stesso lavoro dei campi erano scanditi dal ritmo del calendario liturgico, le solennità del Signore e della Madonna, le feste dei Santi. Mamma Margherita soleva dire: «Se pregate, da quattro grani che seminate nasceranno quattro spighe. Se non pregate, da quattro grani raccoglierete due spighe soltanto». Fin dagli anni della sua vita a Capriglio, Margherita ha formato il suo cuore alla carità, al servizio umile verso i bisognosi e alla condivisione con i poveri di quel poco che si possiede. Ai becchi educa anche i figli al rispetto e alla carità verso chi è più povero e meno fortunato. «I poveri sono un dono di Dio», ripete quando la vedono prendersi cura delle piaghe di qualche povero mendicante sconosciuto. «C'è da fare un atto di carità, andiamo», esorta i figli quando la sua presenza viene richiesta da situazioni improvvise di bisogno nei cascinali della borgata. Casa nostra cresce bene se ognuno fa la propria parte. Così mamma Margherita diceva ai suoi figli. E da Giovannino il più piccolo fino ad Antonio il più grandicello, ognuno ha i propri impegni, sia per le esigenze della casetta, sia per il lavoro dei campi. Accanto agli impegni familiari c'è anche lo spazio per il gioco con i compagni e la sana allegria. Giochi di abilità, corse per i prati, nascondino, l'asino vola, la cavallina, le arrampicate sugli alberi. Sono alcuni dei giochi in campagna. Giovanni aggiunge una forma di divertimento tutto suo, spettacolare, quello di giocoliere e acrobata. Aveva assistito a quanto proponevano in paese i vari artisti di strada che vi facevano tappa. Tornato a casa, Giovannino provava e riprovava gli esercizi visti e alla fine era riuscito a mettere su uno spettacolo divertente. Lo proponeva nei pomeriggi di festa. Si iniziava con la preghiera e il pensiero sentito nella predica della messa, quindi la prima parte dello spettacolo. Si recitava insieme il rosario e si concludeva con la seconda parte dello spettacolo. Il ritorno a casa era sereno e allegro per tutti, tipico di un bel giorno di festa. Giovanni ha un carattere forte, non tollera potenze e cattiverie. Dotato di intelligenza e forza straordinaria, sa difendere molto bene se stesso e i più deboli. Ma poco a poco, con i consigli della mamma, diventa un ragazzo affidabile. Un sogno misterioso, fatto tra i 9 e i 10 anni, gli affida una missione straordinaria. Prenditi cura dei ragazzi abbandonati a se stessi. Conquistali con la bontà e insegna loro la bellezza della virtù e la bruttezza del male. Questo sogno, ambientato su un prato vicino a casa, segnerà tutta la sua vita. La base del progetto educativo di Don Bosco. Dopo 20 mesi trascorsi a Cascina Moglia, dove lavora come garzone, Giovanni può finalmente rendersi utile in paese, Moncucco, come aiuto catechista e animatore dei giochi dei ragazzi.
Incoraggiato dal bravo parroco, Don Cottino, il ragazzo torna a Morialdo. Qui trascorre un anno con Don Calosso, un anziano cappellano, che oltre al latino insegna a Giovanni il gusto per la vita spirituale e la necessità di una guida.